Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta qui su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle 19.30, la replica alle 23 e la replica anche domani mattina, lunedì, a partire dalle ore 8.30. Voglio anche ricordare che siamo in diretta streaming sul sito di Sesta Rete, www.sestarete.org. Oggi una puntata particolarmente ricca di ospiti, tra poco li andremo a presentare perché prima devo giustamente salutare la mia prima compagna di viaggio, la straordinaria prima penaltina in scena oggi qui nella nostra trasmissione, Federica Di Benedetto. Ciao Federica. Ciao Ettore, buonasera e ben ritrovati. Grazie Federica, vedo che sei con tantissimi ospiti, tra poco sì. li andremo a conoscere, soprattutto perché ci sono tantissimi bambini che fanno veramente tanto colore all'interno della nostra scenografia, come al solito firmata da Salvo Campo. Alla mia sinistra, beh, non può mancare il commentatore ufficiale della prima parte della nostra trasmissione, ovvero Carmelo Puglisi, interregionale ed eccellenza. Eccellenza che ormai praticamente è quasi conclusa perché siamo in piena atmosfera play-out e play-off. Beh, di fatto, intanto buonasera a te. Buonasera Ettore. A te. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, di fatto anche la Serie D è conclusa, sì, sì. Pochissimo poco da dire, adesso vedremo. Bene, allora, dato che oggi avremo veramente tantissime cose da far vedere e sentire e soprattutto parleremo moltissimo, vado subito a presentare i nostri ospiti. Qui subito alla mia sinistra mister Enzo Buttò, allenatore dello Sporting Via Grande, campionato di eccellenza, devo dire un campionato straordinario perché vi siete salvati, era un obiettivo primario questo, no? Sì, certo, è un obiettivo... il nostro obiettivo, diciamo, quindi, che poi alla fine siamo riusciti a ottenere. Chi invece è doppiamente contento perché il campionato l'ha pure vinto è il direttore sportivo della Leonfortese, ovvero Roberto Bellomo. Buonasera. Buonasera direttore. Beh, voi siete super contenti. Leonfortese. Anche noi ci dovevamo salvare. Vabbè, sì. Precisiamo. Vi dovevate salvare con quel po' di squadra, però devo dire che è stato un campionato molto esaltante, sì, fino all'ultimo l'Alcom è stato una brutta anche bestia. Infatti la fase proprio conclusiva, poi l'ultima giornata a giocare la prima con la seconda. Certo, sì, è stata una bellissima doppia vittoria in questo senso, no? Perché sì. avete giocato ad Alcom, quindi ancora ad più Alcom, difficile. Ancora siamo comunque nella fase di... Oggi abbiamo un parterre super vincente perché abbiamo un allenatore che un campionato l'ha vinto, anche se pur di terza categoria. Allenatore che comunque ha partecipato a campionati molto più importanti, conquistando sempre comunque posizioni di rilevanza, ovvero Antonio Costa. Ciao Antonio. Antonio, che ha vinto il campionato col tutto Catania di terza categoria, però è tutto un progetto, no? Dico bene, microfono. Il progetto partito l'abbiamo già descritto un mese fa e siamo arrivati alla conclusione. Ho mantenuto la promessa perché ti avevo detto che vincendo il campionato saresti venuto subito qui nei nostri studi a conclusione della stagione, quindi hai mantenuto anche tu fede alla tua promessa, hai vinto il campionato e sei giustamente ospite, benissimo. Accanto a te un bomber, Orazio Nicolosi, sempre del tutto Catania. Salve Orazio, quanti gol quest'anno? 15. Mica pochi, anche se è sempre terza categoria, che poi non è più la terza categoria di un paio di anni fa, insomma la lotta è continua partita dopo partita, quindi no, sì. E infatti bene, invece vicino alla nostra Federica abbiamo insomma un'altra donna che è vicina al mondo del calcio, una responsabile di una scuola calcio importante di Augusta, ovvero la Sportland, parliamo di Martina Costa. Ciao Martina. Buonasera a tutti. Buonasera, tra l'altro oggi parlerai anche di un progetto con l'Arsenal. Sì, abbiamo appena concluso l'Arsenal Day. L'Arsenal Day, tutta una giornata dentro il nostro centro sportivo, abbiamo avuto una novantina di bambini tra Sportland e la Meridiana che hanno partecipato a questa giornata di festa con tecnici inglesi. Benissimo. Un'esperienza meravigliosa. Ci hai dato già subito un'anticipazione, però poi più tardi ne parleremo, abbiamo anche qualche immagine. Accanto a te due allenatori di un'altra scuola calcio molto amica di Penalty, parliamo del Real Catania, parliamo di Mattia Fontanotte e Alfio Grasso. Ciao ragazzi, ben trovati. Avete portato dei ragazzini, vedo, no Mattia? Sì, qui abbiamo i nostri. Oh, che bello. Loro fanno veramente colore e calore alla trasmissione. I campionati vostri sono assolutamente quasi un gioco, dico bene, sono no Mattia? Sono un gioco. Sono un gioco. Un gioco.
Non c'è agonismo, no, meno male, perché sennò la cosa ci darebbe molto fastidio. Bene, come potete ben vedere abbiamo un parterre oggi ricchissimo, avremo veramente tantissime cose di cui parlare, ma subito diamo risultati e classifica di questa giornata del campionato di Interregionale. Siamo arrivati, pensate un po', alla 16ª giornata di ritorno, mancano 2 giornate, i verdetti sono quasi definitivi, però è giusto sottolineare con la tabellina dei risultati della classifica questo campionato di Interregionale Gironi. E naturalmente la parola la passiamo alla nostra Federica. Licata Agropoli 0-7, Rende Pomigliano 2-0, Città di Messina Cavese 2-1, Nuova Gioiese Interreggio 0-0, Comprensorio Montalto Orlandina 3-0, Due Torri Savoia 2-2, Agregas Torrecuso 2-0, Battipagliese Vibonese 1-0. Pareggia fuori casa il Savoia, presso un campo sempre molto difficile, quello del Due Torri. C'è una vittoria netta anche dell'Acragas, classifica ormai definitiva, ma la leggiamo lo stesso perché poi la voglio anche commentare con i nostri ospiti. Federica. Savoia 79 punti, Agregas 69, Agropoli 62, Battipagliese 57, Torrecuso 52 punti, Nuova Gioiese 49, Cavese 46, Noto 45, Interreggio 44 punti, Comprensorio Montalto 41, Pomigliano e Orlandina 40 punti, Rende 39, Due Torri e Città di Messina 34 punti, Vibonese 29, chiude la classifica Licata a 20 punti. Ricordiamo che in questa classifica il Comprensorio Montalto, l'Interreggio e la Battipagliese hanno avuto un punto di penalizzazione, ben 3 punti di penalizzazione l'ha avuto la squadra siciliana del Licata, 4 punti la Cavese e il Ragusa, come tutti sanno, è stato eliminato, squalificato dopo la quarta rinuncia. Adesso diamo lettura di questa penultima giornata, si giocherà domenica prossima, domenica 4 maggio 2014, questi gli incontri: Noto Acragas, Orlandina Battipagliese, Savoia Città di Messina, Interreggio Comprensorio Montalto, Pomigliano Due Torri, Cavese Licata, Agropoli Nuova Gioiese ed infine Torrecuso Rende. Allora, Carmelo, diamo subito un quadro, seppur in maniera veloce, perché hai detto bene, i verdetti sono stati quasi definitivi, soprattutto per quanto riguarda la vetta, c'è ancora forse sui play-out qualche cosa da dire. Prego. Diciamo che oggi, in assenza di stimoli, l'Acragas, battendo il Torrecuso al secondo posto, ha ottenuto un altro piccolo traguardo, che non tanto aver accorciato sul Savoia, già promosso in Lega Pro, ma tanto la possibilità di evitare la semifinale dei play-off. Infatti il margine di 17 punti non consente più al Torrecuso di colmare la distanza delle 10 lunghezze, quindi l'Acragas di Pino Rigoli salterà la semifinale e aspetterà direttamente in finale la vincente di Agropoli Battipagliese nell'unica a questo punto semifinale playoff. Chiaramente è un traguardo fittizio, ma comunque l'Agregas in questo finale di stagione, dopo la stanchezza inizia a farsi sentire, avrà la possibilità di evitare una gara. Mentre le attenzioni maggiori le dobbiamo concentrare sulla parte bassa della classifica, ormai sembra inevitabile il playout tutto peloritano tra Città di Messina e Due Torri. Infatti il Rende, con il successo di oggi sul Pomigliano, si è di fatto assicurato la possibilità di evitare gli spareggi promozione. Anche lì la regola dei 10 punti è determinante, la Vibonese ha un passo in eccellenza e il Rende non dovrebbe avere problemi la settimana prossima, proprio con il Torrecuso, che ormai non ha più niente da chiedere a questo campionato. Adesso le due messinesi nell'ultima giornata dovranno solamente stabilito chi giocherà in casa l'andata e chi il ritorno, ma ormai il play-out fratricida sembra inevitabile. Sembra inevitabile. Direttore, a questo punto la domanda gliela faccio a lei: come andrà a finire tra Due Torri e Città di Messina? Sono due squadre importanti, due squadre che rappresentano una provincia che ultimamente si è comportata molto bene nel settore dilettantissimo. Chi vede sfavorita in questa cosa qui? Forse il Due Torri? Io direi Città di Messina. Città di Messina. Le squadre metropolitane di solito soffrono le squadre di piccole realtà. Anche perché c'è il Messina che è in grande ascesa. La salvezza, quindi lotterà per la salvezza.
magari Città di Messina soffre anche l'altra squadra che sta andando bene. Certo, quindi, è un momento positivo per Messina, che adesso il prossimo anno parteciperà al campionato diciamo di Lega Pro ufficiale, dato che sono stati... Ha guadagnato una categoria in un anno. E quindi tutto il mondo, cioè il mondo sportivo ha guadagnato una categoria, perché è vero, anche è la Serie D è tornata ad essere quarta serie, l'eccellenza. Anche se però insomma vincere un campionato è sempre molto difficile. È difficilissimo. Insomma, è la dimostrazione che se non c'è organizzazione è difficile poi raggiungere dei risultati. Voi ne siete una dimostrazione, no? Ma non eravamo partiti per vincere e non eravamo organizzati, devo essere sincero, per vincere. Poi man mano che il gruppo funzionava, le avversarie titolate lasciavano punti sulla strada e quindi non andavano bene per in classifica le squadre giovani, perché certo, aggiungerei alle Leonfortese il Camara, Tola Parma, certo, le squadre. Lei mi sta anticipando il tema dell'eccellenza, più tardi parleremo più dettagliatamente di voi. Io una battuta la voglio fare anche con mister Buttò, che ha un'esperienza nel messinese un paio di, non dico secoli fa, anni fa con la nuova Igea, una bellissima esperienza da calciatore, conosci bene quella realtà, no? Messina è una piazza caldissima sotto questo punto di vista. Sì, sì, Messina merita altri palcoscenici e comunque il calore a tante squadre, come vediamo rispetto al Catanese in Serie D, quindi merita molto un altro tipo di ambiente, tutto il resto. Beh, vedremo come andrà a finire, perché sì, sarà sempre un terno anche la prossima stagione. Sì, certo. Comunque secondo me la favorita è la squadra che giocherà in casa. Ho capito, quindi in questo caso se non sbaglio il Due Torri, Carmelo. Al momento il Due Torri, però c'è da vedere cosa succederà settimana prossima, perché il Due Torri sulla carta ha un impegno tutto sommato agevole a Pomigliano, anche se il Pomigliano non è ancora ufficialmente salvo. Nel Pomigliano, nell'Orlandina, a 40 punti sono completamente al riparo da sorprese. E da tutta da seguire invece la sfida del Città di Messina di Panarello, che andrà al Giro di Torre Annunziata contro un Savoia già promosso, ma contro un Savoia che dovrà congedarsi dal proprio pubblico nel miglior modo possibile. Non credo che la formazione neopromossa, cioè, però la partita non sarà tanto facile, non credo proprio, anche non se credo proprio, quindi è già in vacanza. Sono entrambe le partite, per entrambe le squadre, sia per il Due Torri di Alacqua che per il Città di Messina di Panarello, sono due gare da seguire attentamente, nessuno gli regalerà niente. Infatti. Bene, ci dobbiamo fermare, abbiamo la prima pausa pubblicitaria, la parola la diamo naturalmente alla nostra splendida Federica. Vi voglio ricordare che questa trasmissione la potete seguire anche in diretta streaming sul sito di Sesta Rete, www.sestarete.org, e da domani la potrete anche vedere nella pagina Facebook appunto di Penalty. Parola a Federica adesso. Sì, Ettore, adesso abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario, rimanete con Penalty. When it stays on? When it stays on, lads? Yeah, yeah. When it stays on, get some Cristiano Ronaldo in. Yeah? I want Neymar. Oh, wait. You know, I try so hard, but I think it don't see, because I'm on it so fast, we go live rock and roll it. I went to see you, because you're on to me. You are impossible to be, you're always ready to try. You're going! They will never do that. One nil and the curve goes wild. Son, I've got 50,000 fans screaming my name. But not here. Piqué! Piqué! The challenge perfectly timed. David Luiz! Você não parece David Luiz. Você tem uma peruca feia. Nieto! You mean Iniesta? Sunset!
Zlatan thinks that Zlatan should take it. Pirlo! Sono contento di non essere lui. It's a good header, though. Get that! Come on! Come on! Come on! Ma chi è questo? He's taken the ball of Cristiano Ronaldo.